Guarda qui! Una squadra di Yatas che fa le faccende! È davvero incredibile non averci pensato prima! Bene! Non saremo più costretti a fare le pulizie! Che stanno facendo gli Yatas con le nostre cose? Mamma! Papà! Pensavo che di Yatas ne avessimo solo uno! Anche noi! Lo pensavamo! Qualcosa mi dice che Miles sa che cosa succede. Miles? Papà! Ciao, figliolo! Mi confermi che fino a stamani c'era un solo Yatas sull'astronave? Era così! Beh, fino a poco fa! Ehi, la mia collezione di pietre! Riportatela qui! Attenzione, famiglia Callisto! Un gruppo di Yatas sta rimuovendo dell'attrezzatura dal ponte. Ok, vediamoci lì! Oh, per tutti i pianeti! Oh no! Gli Yatas non dovrebbero considerare queste cose come spazzatura! Miles, ma che succede? Beh, ho riprogrammato lo Yatas con un codice per le pulizie. Funzionava così bene che ho pensato di stampare tutta una squadra di Yatas per poter giocare a golf galattico un po' prima. Non era una cattiva idea, in effetti. Ma il codice è sbagliato. Vedo che c'è un errore per cui gli Yatas credono che tutto sia spazzatura, comprese le nostre cose. Crateri! Mi dispiace tanto, scusatemi. Miles, non fa niente. Adesso pensiamo a come bloccare questi robot prima che portino via anche noi da casa nostra. Stella, tu sei in grado di spegnere gli Yatas? Sì, Leo, ma solo uno alla volta. Il codice che ha scritto Miles mi impedisce di spegnerli tutti contemporaneamente. Oh, per tutti i crateri! Stella, fa quello che puoi. Sì, comandante. Yatas disattivato. Stella sarà impegnata per un po'. Andiamo all'hangar. Ah, per Giove, guardate le nostre cose! Oh. Scusa? No! Questo no! Tranquillo, amico. Presto Stella metterà gli Yatas sotto controllo. Sì, vi conviene scappare. Ma dove stanno andando? Forse cercano di evitare Stella. Su, riprendiamo le nostre cose. Oh, Trincialuna, come stai? Allarme! Non siete autorizzati ad accedere al mio sistema operativo. Famiglia Callisto, gli Yatas stanno bloccando il mio sistema operativo. Cosa? Cosa? Oh no! Il programma prevede che superino ogni ostacolo durante le pulizie. E Stella cercava di ostacolarli, il che significa... Stella, stai... Spegnimento fra 3, 2, 1... E adesso che cosa fanno? Yatas, vi ordino di fermarvi! Temo che non vogliano tra i piedi neanche noi! Presto, attivare i caschi! Ecco fatto! Che disastro! Non c'è nessuno a pilotare la stellosfera! Tranquillo, non è poi così grave! Perché l'astronave era già diretta verso il tetoscopio! Almeno potevano buttare fuori anche lo Starjetter. Non ci serve lo Starjetter, abbiamo il Galactek. Idea stellare, Miles. Su, forza. Tutti Galactek, attivazione. Torneremo a prendere le nostre cose. Stivali a propulsione. Attivati. Funzionalità magnetica, attivazione. Miles dal futuro. A Disney Junior.